ritrovati amici di Rete 8, oggi siamo qui presso il comune di Montesilvano a presenziare la conferenza stampa di Natale con noi 2019. Shopping, eventi, musica, teatro, tanto altro qui per i cittadini di Montesilvano, ma per tutti coloro che vorranno svagarsi dal 8 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020. Entriamo! Il sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis. Natale con noi 2019, un calendario variegato e ricco di eventi. Posso dire, senza timore di smentita, il calendario natalizio più bello degli ultimi 10 anni. Sicuramente frutto di qualche risorsa in più che abbiamo voluto investire, ma anche frutto di idee nuove per la città e soprattutto di una sinergia con le associazioni, con le scuole e con i commercianti che anche in questa occasione ci sono stati vicini, soprattutto per quello che riguarda il giorno della Befana, giorno in cui insieme appunto al tessuto commerciale abbiamo ragionato una festa di tutto rispetto dedicata ovviamente in quella giornata soprattutto ai bambini e alle famiglie, ma non solo questo, ovviamente abbiamo pensato anche a tanti altri momenti sicuramente legati a queste feste, il tradizionale concerto di Natale che si terrà al Paladin Martin e vedrà protagonista Simona Molinari, insomma un artista grande jazzista, sì assolutamente un artista di tutto rispetto a livello nazionale, ma anche il nostro bravissimo tenore Nunzio Fazzini che come sempre saprà deliziare la platea. E Piero Mazzocchetti abbiamo, direi. Esatto, stavo dicendo il 29 abbiamo un altro bellissimo concerto regalatoci da il nostro bravissimo Piero Mazzocchetti che sono certo come nelle altre occasioni saprà anche lui insomma scaldare i cuori di tutti gli intervenuti al concerto. L'eterno respiro del mare. Le piccole cose, quelle più silenziose, così da poterti scoprire. Assessore alle politiche giovanili Alessandro Pompei, un calendario proprio a prova di giovani, a prova di ragazzi. Sì, diciamo che abbiamo voluto dare continuità al lavoro che abbiamo iniziato quest'estate, perché quest'estate all'interno del cartellone delle manifestazioni abbiamo inserito una rassegna per i più giovani, era denominata State of Mind. Quindi visto il grande successo e visto soprattutto che Montesilvano è anche un paese per ragazzi, è fatto di ragazzi, abbiamo deciso di dare continuità. Quindi ci sarà la versione natalizia del Guerrilla Fest che abbiamo già proposto quest'estate, quindi Guerrilla Christmas Edition, e l'artista in questione che verrà il 26 in Piazza Muzzi è Mambo Losco, che è uno degli artisti trap più in voga del momento, tra i più giovani. Ha oltre 2 milioni di ascolti mensili su YouTube, ha appena chiuso il nuovo album che si chiama Arte, ha attivo diverse collaborazioni con artisti come Don Joe The Club Dogo piuttosto che con la Dark Polo Gang, e quindi sicuramente sarà un grandissimo spettacolo. Assolutamente, quindi accorriamo tutti numerosi a questo grande evento e vi facciamo un grande in bocca al lupo. Viva il lupo, grazie mille. Il mio marsupio è sempre pieno, sì, dentro c'è un arcobaleno, sì. Banconote e biscotti contanti, ormai qui fanno tutti cantanti, sono tutti uguali a tutti quanti. Il mio marsupio è sempre pieno, dentro c'è un arcobaleno, tengo guida più di Nero, sì.
Antonio Veneruso, organizzatore del concerto di Mambo Losco qui a Montesilvano il 26 dicembre 2019. Siamo carichissimi. Innanzitutto vorrei ringraziare il Comune per l'opportunità che ci dà ogni volta, dandoci fiducia a portare questi artisti trap, perché non tutti avrebbero questo coraggio, diciamo. Infatti, dicevo prima, spesso i ragazzi dicono: ma non ci credo, veramente a Montesilvano viene Massimo Pericolo, che abbiamo portato quest'estate, viene Aixnob, viene Mambo Losco, perché qualche spoiler l'ho dato già ieri, diciamo. Ebbene sì, ragazzi, Montesilvano appoggia queste idee, questi progetti. Il concerto del 26 è un continuo a quello che noi abbiamo fatto quest'estate con il Guerrilla Crew Fest seconda edizione, perché c'è stata anche una prima con Luque. Quindi è un progetto ormai che va avanti da 2 anni. Abbiamo deciso, visto il grandissimo successo di quest'estate, di portarlo avanti anche per Natale. E quali sono state le difficoltà principalmente dell'organizzazione, ma in generale comunque dell'evento? Guarda, ti dirò, più che altro di solito la difficoltà è trovare l'artista giusto al momento giusto, perché appunto abbiamo un'opportunità ogni volta e dobbiamo sfruttarla nel migliore dei modi. Grande difficoltà, grazie appunto anche al supporto che abbiamo del Comune, non ne abbiamo. Ci cercano di aiutare, ci favoriscono in tutti i modi, diciamo, nella creazione dell'evento a livello proprio materiale, fisico. Deborah Comardi, assessore alle manifestazioni ed eventi di Montesilvano, Country Christmas Festival. Sì, questo Natale abbiamo voluto riproporre una formula che ha avuto un grandissimo successo quest'estate. Quest'estate abbiamo avuto il Summer Country Festival. Lo riproponiamo in versione natalizia, sarà all'interno della Tenso Struttura installata in Piazza Musi. Ci saranno ovviamente tanti eventi, tante manifestazioni proprio per i più piccoli, compresi pony, cavalli, quindi tante manifestazioni, occasioni per divertirsi e per passare 3 giornate, ricordiamo che sarà 20, 21 e 22 di dicembre, per proprio divertirsi in compagnia e in famiglia. Mentre ricordiamo, gli appuntamenti andranno dall'8 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020, dulcis in fundo la chiusura di Barbara Chiappini con la festa della Befana. Sì, quest'anno abbiamo voluto incentrare il Natale proprio nel centro cittadino, dando maggiore risalto a una giornata particolare, che è la giornata proprio dedicata alle famiglie, che è la Befana. Con un connubio, poi con una diciamo unione fatta tra amministrazione comunale e commercianti, abbiamo deciso di regalare questa giornata di festa, che sarà proprio nel centro della città, con un ospite speciale, Barbara Chiappini, che distribuirà doni per i più piccoli. Quindi ci saranno tanti eventi a misura di bambino, oltre a spettacoli musicali e intrattenimenti di vario tipo. Una giornata quindi da passare in spensieratezza in famiglia. Fra i presepi del Natale, possiamo dire? Assolutamente sì, fra i presepi del Natale avremo anche il presepe vivente, oltre alla mostra dei presepi realizzata dall'associazione Amare Montesilvano all'interno del Paladin Martin. Ci sono tante piccole cose, sperando di aver accontentato o di riuscire a accontentare un po' quelli che sono tutti i gusti. Per la prima volta la scuola di musica e teatro annovera all'interno delle manifestazioni natalizie i giovani più talentuosi o i più meritevoli, che possono comunque cimentarsi all'interno di formazioni affermate, quindi questa è un po' la novità di quest'anno. Chiaramente le punte di diamante di questa struttura è Nunzio Fazzini, che si esibirà il 23 nel Gran Gala di Natale, accompagnata dall'Orchestra di Martin, dove parteciperà, diciamo, Simona Molinari come ospite eccezionale della serata. Poi ci sarà il concerto di Piero Mazzocchetti per il 29, sempre al Palacongressi. Comunque, all'interno delle manifestazioni di Natale, sempre nella Tenso Struttura, che sarà allestita al centro di Montesilvano, ci saranno altre iniziative musicali di vario genere. Ho fatto errori che ripensandoci non farei, ma a questo mondo, dimmelo tu, chi non sbaglia mai. Ah, tutta colpa di quell'attimo di gelosia, io quella notte no, non dovevo andare via. Ero convinta sarei riuscita a cambiarti un po', ero sicura che non mi avresti detto di no. Io ti volevo in una vita che non era tua, io dicevo ti amo, tu mi dicevi una bugia. Ah, la felicità. Scuola civica di musica e teatro di Montesilvano,
unione fra i più grandi talenti emergenti e i professionisti, una nuova iniziativa. Sì, diciamo di sì, per la prima volta l'amministrazione comunale con la delibera di consiglio comunale numero 46 del 22 ottobre di quest'anno ha inteso implementare, diciamo, l'offerta formativa con l'annessione del Dipartimento di Teatro. Un valore aggiunto che vuole dare la possibilità ai giovani che vogliono cimentarsi anche nell'arte teatrale di avvicinarsi al mondo dell'arte, appunto, in questo caso appunto quella dell'arte teatrale, che noi abbiamo già la scuola di musica che ha una età ultraventennale, e per la prima volta quest'anno ci sta questa esperienza. Proprio ieri abbiamo aperto le manifestazioni di interesse di coloro che hanno voluto mostrare, diciamo, la loro intenzione di avvicinarsi alla docenza, e quindi la prossima settimana sicuramente pubblicheremo quelli che sono i risultati, che adesso siamo in aggiudicazione provvisoria e come, diciamo, di prassi, e dopodiché partirà questo esperimento nuovo, speriamo, diciamo, anche con l'aiuto delle scuole, che ci possono essere veramente, diciamo, delle forze nuove in aggiunta a quelli che già sono attualmente importanti, perché già abbiamo superato 150 iscritti soltanto per la scuola di musica. Abbiamo pensato anche a delle novità per questo Natale, ci sarà anche un videomapping proiettato sul Palazzo Comunale come sulla Chiesa di Sant'Antonio, che in qualche modo darà un po' di colore e riscalderà una piazza Diaz già piena di sorprese. Da anni in città viene allestita una pista del ghiaccio, quest'anno in realtà c'è stata la novità dello spostamento di questa pista nella nostra piazza del comune, dove verrà allestita anche una casa di Babbo Natale e dove nella vicina via Roma, finalmente riqualificata e aperta, insomma, ai pedoni, ci saranno anche appuntamenti importanti per i più piccoli, quali la Fiera del Cioccolato, ma anche mercatini natalizi offertici dai nostri artigiani locali e regionali. E quindi, insomma, ci sono tanti ingredienti affinché queste feste possano essere le più sentite, apprezzate, diciamo. Sentite, apprezzate. E ultimo ma non ultimo, abbiamo voluto anche continuare un percorso iniziato quest'estate, dando anche uno spazio a una fascia giovanile con un concerto che si terrà il 26 dicembre in una tenso struttura che allestiremo per l'occasione, con l'esibizione di un artista trap che va per la maggiore... Mambo Losco. Esatto, Mambo Losco. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti, come dicevo, tutte le componenti per affinché Montesilvano possa vivere un bel Natale, e non soltanto un Natale aperto ai nostri cittadini, ma sono certo che anche dalle altre località, insomma, limitrofe, perché no, anche dei fuori provincia, insomma, saranno partecipate. Grazie mille. Grazie a voi e buon Natale.